Missione compiuta per la Turris che supera il Bari a Liguori con un perentorio 3-0 e centra la salvezza matematica con due turni di anticipo sulla fine della stagione regolare. Infatti i corallini, grazie anche alla sconfitta della Cavese a Palermo, hanno ormai un margine incolmabile proprio dai metelliani per quel che riguarda la forbice di punti necessari per la disputa dei play-out. Il match vede la Turris approcciare bene la partita e trova il vantaggio al 20° con D'Ignazio, che sfrutta un perfetto assist di Ferretti e mette il pallone alle spalle di Frattali. I pugliesi provano la reazione, ma Antenucci spreca in area. Nel secondo tempo la Turris trova subito il raddoppio e Loreto immischia a trovare lo spunto vincente, mettendo a sicuro il risultato. Il Bari prova a reagire con Cianci e ancora Antenucci, ma a Bagnale non corre pericoli. In pieno recupero Alma entra in area e con una bella azione personale trafigge per la terza volta l'estremo difensore dei Galletti e chiude definitivamente i conti sia della partita sia della salvezza corallina. Al triplice fischio è festa grande con società e giocatori che brindano al traguardo fissato a inizio stagione, anche se con molte più sofferenze del previsto, dopo un ottimo girone di andata e un balbettante girone di ritorno. Adesso gli uomini di Caneo possono chiudere in bellezza la stagione, avendo ancora incredibilmente una piccola chance di approdare ai playoff promozione. Infatti i corallini potrebbero, con altre due vittorie, centrare l'11° posto in classifica, risultare la migliore compagine dei tre gironi di Serie C e accedere quindi alla post-season che assegna un'ulteriore promozione in Serie B.